Bene, benvenuti ancora una volta su Cristiano Online. Buonasera a tutti, un abbraccio a quanti vi siete messi già in ascolto e quanti si metteranno in ascolto prossimamente. Questa sera abbiamo con noi il caro fratello Peppo dagli Stati Uniti, Peppo Biscarini, e naturalmente ci porterà un messaggio, una meditazione intorno al tema Perché mi chiami, Signore? Un tema molto, molto importante. E naturalmente potete seguirci anche con Facebook, potete seguirci con YouTube e naturalmente potete seguirci come tutte le sere in diretta da Radio Logos che trasmette il segnale per noi. E quindi li ringraziamo e li salutiamo nel Signore. Un forte abbraccio a tutti quanti voi. Naturalmente ci sono un sacco di richieste di preghiera che poi ne parleremo. Dopo, sapete, in questi giorni stavo proprio meditando intorno all'apparire. Ora, noi nel mondo c'è questa voglia a tutti i costi di apparire e sentirsi importanti. E anche nell'ambito evangelico molte volte questo può succedere. Molte volte ne possiamo sentirci un po' abbattuti nel fatto che nessuno ci guarda, nessuno, perché ci sono tutte persone molto più importanti di noi. Mi è venuto in mente un brano dove anche nella Bibbia ci sono personaggi, per esempio, ci sono dei personaggi che sono citati tantissimo. Per esempio, quello che proprio a me piace tantissimo è la storia dei patriarchi. C'è Abramo, c'è Isacco e poi c'è Giacobbe. Ora la Bibbia parla tantissimo di Abramo. Parla pochissimo di Isacco e parla tantissimo di Giacobbe. Cioè Isacco viene quasi messo in ombra da questi altri due personaggi. Ci sono per esempio altri personaggi che sono descritti nella Bibbia con delle biografie, vengono raccontate tanti fatti come Giuseppe per esempio. Quanti versetti parlano di Giuseppe? Quindi vediamo queste persone che sono delle persone importanti. Ma come dicevo prima, il Signore usa anche persone importanti, ma che non vengono menzionate. Nella Chiesa, sapete, ci sono tanti fratelli che non vengono menzionati, ma importanti anche loro. Ora, per prima cosa siamo importanti perché siamo figli di Dio. Questa è la cosa più importante di tutto. E poi, sapete, Dio sceglie le persone non in base alle loro scuole o a quello che hanno studiato o quello che riescono a fare, ma li sceglie anche per il cuore che hanno. Tu puoi essere come una volta ho parlato a 5 minuti alle 9 su che Dio usa le cose piccole per svergognare le cose grandi. Ma ritorniamo a questo tema che voglio proprio qualche minuto ancora. Quindi vediamo che ci sono nel Vecchio Testamento tante persone che vengono nominate tante volte e altri personaggi che non vengono quasi mai nominati. Eppure questi uomini sono persone veramente importanti. Per esempio, anche nel Nuovo Testamento è parlato dell'Apostolo Paolo, tantissimi versetti è parlato di Pietro, ma poi per esempio sono parlati di alcuni personaggi. Come per esempio di un certo Natanaele, è solamente in quell'occasione viene parlato di lui, ma vediamo che questo era un uomo di Dio, un uomo sincero, trasparente, dice che non vi era frode alcuna in lui. Quindi, ma vediamo ancora anche un certo Anania, questo discepolo, viene chiamato discepolo, non se ne parla mai, si parla in questa occasione perché si trova ad assistere l'Apostolo Paolo. Ce ne sono tantissimi altri, non voglio certamente andare avanti con tutto questo, ma quello che mi viene in cuore proprio di prendere come l'esempio di tutti quanti è di un personaggio del Vecchio Testamento, un personaggio del Vecchio Testamento che, pensate, è un personaggio poco conosciuto, si sa veramente poco di lui si sa solamente, parlano 5 versetti del Vecchio Testamento e un paio di versetti nel Nuovo Testamento. Fine della storia. Perché questo personaggio mi piace così tanto? Perché pure se la Bibbia parla poco di lui, dice che quest'uomo,
camminò con Dio. Quindi, cari fratelli, non abbattetevi se a volte non siete considerati, o almeno voi pensate di non essere considerati. Noi sappiamo una cosa importante, che anche se di noi non faranno nessuna via nel nostro paese, da nessuna parte, noi siamo figli di Dio, che è la cosa importante. Di questo personaggio la cosa bella è che dice che lui camminò con Dio. Ma non solo questo, il fatto che camminò con Dio. Questo è stato uno dei pochi personaggi, così poco parlato di lui, ma che non ha visto la morte. Sto parlando di Enoch, un bellissimo racconto che in qualche occasione magari faremo uno studio proprio su questo. Sta parlando di Enoch, un uomo che camminò con Dio. A te, caro fratello, non ti viene chiesto di apparire, perché sapete, le apparenze a volte ingannano anche, ma quello di essere, camminare con Dio. E camminare con Dio porta i suoi frutti. I frutti di questo Enoch è stato quello che è stato rapito. Non ha visto la morte. E che così possa essere ancora ognuno di noi. Non desideriamo quello a volte di voler apparire a tutti i costi, ma quello di servire il Signore camminando con Lui. Il resto il Signore conosce il nostro cuore. Il resto il Signore conosce in che maniera noi stiamo lavorando e come è il nostro cuore. Quindi in alto la nostra testa, pensiamo alla nostra casa futura, perché comunque qui staremo poco tempo. Anche se a volte dobbiamo fare la ruota di scorta a qualcuno, facciamolo. Anche se a volte non siamo considerati in chiesa, non ci preoccupiamo, perché il Signore conosce ogni cosa. Queste sono parole di conforto, perché molte volte sento dire tante persone: ma io nella mia chiesa non sono considerato perché ci sono quelli più importanti. Enoch forse è la persona meno importante, eppure il Signore lo ha rapito per non vedere, che non vedesse la morte. Mi fermo qui con questa breve meditazione. Ora voglio passare la parola a Felipe e dopodiché sentiremo il nostro caro fratello Peppo dagli Stati Uniti. Prego, Felipe. Correrò da te alla
mio Signore, se guardo il cielo e stelle, se penso ai mondi, opera di tua mano, se odo il tuo, la voce sua possente, che il tuo potere mi porta a meditare. L'anima mia al Signore canta a te, grande tu sei, grande tu sei. L'anima mia al Signore canta a te, grande tu sei. Sei paesente del bosco, vado errando tra i rami d'oro e tutto un gorgheggia. Se guardo giù dall'alto di una vetta, odo il ruscel si dolce sei. L'anima mia, Signore, canta a te, grande tu sei, grande tu sei. Se penso, Dio, che il tuo figlio lo hai dato per me a morire, comprender no, non so. Se penso a lui che in croce fu inchiodato per il mio peccato e mi recolto gioia al cuore, tra bocche adorando, ripeterò che grande sei mio Re. L'anima mia, Signore, canta a te, grande tu sei, grande sei. L'anima mia, Signore, canta a te, grande tu sei, grande tu sei, grande tu sei, grande tu sei. Bene, grazie Felipe per questi canti veramente molto molto belli. Bene, ora prima di dare la parola a Peppo vogliamo pregare.
Padre Santo, vogliamo ringraziarti per la guida fino a questo momento. Ti vogliamo pregare che tu possa guidare ancora questo incontro, tu possa benedire i cuori di quanti si sono messi all'ascolto della tua parola. Vogliamo pregarti per il nostro caro fratello Peppo dagli Stati Uniti, che tu possa guidarlo ancora nell'esposizione della tua parola. Usalo, Padre, in una maniera straordinaria. Ti preghiamo anche per la tecnologia, per Felipe, per la regia, che tu possa guidare ogni cosa secondo il tuo volere. Te lo chiedo nel nome del tuo figliolo Gesù. Amen. Amen. Bene, Felipe, vediamo se Peppo è in diretta, è in linea. Eccolo qua. Ciao Peppo. Buonasera ragazzi. È meglio bene, bene. Quindi il tema di questa sera, se non sbaglio, è perché mi chiami Signore, giusto? Tema bello leggero. Bello leggero. Bene, allora esattamente, Peppo, esattamente. Un abbraccio grande. Saluti, perché saluti, mi chiami Signore, famiglia. Signore, e non fai quello che ti dico? Lì la problematica grossa, ragazzi. Bene, ti lascio tutto il tempo che hai bisogno per sviluppare. Grazie mille, Pasquale. Grazie. Prego, ma prego. Io mi vedo molto giallo. Sono giallo? Non lo so. Mi puoi lasciare un messaggio, Felipe? Adesso forse meno giallo. Come? Adesso meno giallo, stai meglio adesso. C'ho l'epatite virale. Forse Felipe che faceva qualche scherzo dalla regia. Ho l'epatite virale adesso. Allora, vediamo, qua vedo diversi nomi. Good. Buonasera a tutti, ragazzi, ragazze, ragazze. Dovrei dire ragazzi, perché vedo tutte donne qua. Aspetta, che sono mezzo orbo, fammi un po' vedere. Noemi, Franca, Francesca. Dove sono gli uomini? Tonina, Terry. Oh, Salvatore, c'è un uomo, Salvatore, Esther, Chetta, Silvia, Patrizia. Beh, vedo molte donne, Salvatore, Orlando, ci sono forse il 10% degli uomini qua, ragazzi. Che roba, abbiamo tanto da imparare noi ancora uomini dalle nostre donne, che il Signore ci ha messo a fianco per una buona ragione. L'altra domenica scorsa, questo non ha niente a che fare con stasera, ma domenica scorsa stavamo parlando di Giovanni 20, no? Di come Maria Maddalena è andata alla tomba per prima, la mattina presto, ed è rimasta lì. E arrivano Pietro con Giovanni, fanno il fatto loro veloci, poi se ne tornano a casa subito e Maria rimane lì più a lungo, no? C'è da imparare tanto. Allora, ti ringrazio Pasquale, pregato, penso tu prima per me, abbiamo pregato insieme, ma vorrei ripregare perché è un qualcosa... ragazzi, spero di riuscire a parlare stasera, è un qualcosa che mi pesa. Mi pesa grandemente questo discorso appunto del perché mi chiami Signore e non fai quello che dico. Comunque, preghiamo e poi vediamo di esplorarlo insieme. Signore, grazie di questa opportunità di condividere la tua parola insieme a questi fratelli e sorelle che sono in ascolto in questo momento, magari anche via radio, attraverso Radio Logos. Il mio desiderio è che le tue parole vengano fuori, non le mie. Arriva ai nostri cuori, fai sì che ognuno di noi possa in questo momento aprire la mente, aprire il cuore, volare quei 10.000 metri più in alto affinché le problematiche che stiamo attraversando diventino sempre più piccole e riusciamo a meditare per un momento sulla tua parola che porta conforto, porta potenza, porta speranza. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, cosa possiamo vedere che porti a fuoco quello che stavamo dicendo prima come la scrittura di questa sera, Signore, Signore? Vorrei partire da un presupposto, no? Che molti di noi hanno chiesto Gesù Cristo di entrare nella nostra vita come Salvatore, come Signore. Sembra o sembrerebbe un passo piuttosto facile, ma è veramente così?
e tanti di noi sono arrivati a questa decisione in modo diverso, alcuni magari attraverso una tragedia, altri attraverso un amico, alcuni sono cresciuti in un certo ambiente e sono arrivati a quella decisione, ma qualsiasi fosse stata l'occasione che ti ha portato a quel punto, ognuno di noi ha pronunciato queste parole: Gesù, sii il Signore della mia vita. Quindi l'invito ad essere Signore della mia vita è arrivato da noi. Ma sappiamo veramente che cosa abbiamo invitato, che cosa abbiamo richiesto? Io da un mese a questa parte sto lavorando su di un nuovo progetto, è un progetto molto impegnativo, un progetto abbastanza pesante, molte benedizioni ma anche molti attacchi stanno arrivando per via di questa cosa, è un qualcosa che il Signore mi ha messo nel cuore specialmente per il pubblico italiano, cioè la lettura dei 4 Vangeli in un anno, e sarà una lettura progressiva, ogni giorno leggiamo un passo progressivamente, partendo da Matteo e arrivando poi fino alla fine di Giovanni, e ci sarà lettura della parola, spiegazione e riflessione con un'applicazione, tutto fatto entro 7 minuti. E da qua al titolo 7 minuti con Dio. E questo piano sarà disponibile dal primo di gennaio in Italia su tutte le piattaforme audio, e una volta a settimana ci sarà un riassunto su un canale di YouTube. Ora, perché ho detto questo? Non tanto per fare pubblicità, anche se sarebbe una bella cosa se tenete gli occhi aperti per vedere, ok, quando uscirà questa cosa, ma più che altro perché ho appena finito di pre-registrare il Sermone della Montagna, che è il discorso più lungo, il discorso più influente che abbia mai fatto Gesù. E tanti altri leader prendono spunto da questo discorso di Gesù Cristo. E lo troviamo appunto nel Vangelo di Matteo, al 5° capitolo incomincia, al 7° capitolo finisce. Io ho appena finito appunto il 7° capitolo, e il finire questo capitolo mi ha lasciato un po' sconcertato sotto certi punti di vista. Perché? Perché il Signore diceva: attenzione ai falsi profeti. Tra l'altro, una parentesi, non so quanti di voi lo sanno, ma lo sapete che ci sono 8 Gesù Cristi oggi come oggi in questo mondo? 8 Gesù Cristi. Io non so la gente com'è, cosa si fuma, perché è una cosa impressionante. Cioè, questi non sono 8 che dicono: io sono Gesù Cristo in terra ritornato. No, sì, lo dicono ovviamente, ma quello che mi fa sbalordire è il vedere come la gente li segua. E non parlo di 3 gatti. Cioè, abbiamo gente dall'Africa, dall'Australia, dalla Siberia, dagli Stati Uniti, dal Messico e dalle Filippine. Il filippino, ragazzi, ha 6 milioni di seguaci. 6 milioni di seguaci. Dice, ma com'è possibile? Abbiamo la parola ci dice esattamente come sarà la figura di Cristo che ritorna in terra, e questi che, ma vabbè, comunque, altra va. Il tutto per dire che cosa? Il Signore dice: attenzione a questi falsi profeti. E poi va avanti però dicendo qualcosa di terribile. E questo dovrebbe farci riflettere moltissimo. Alcuni diranno: Signore, Signore, nel tuo nome abbiamo fatto questo, quest'altro, quell'altro. E la risposta del Signore è stata: non vi ho mai conosciuti, andate via da me. Queste sono parole terribili, terribili, che non auguro a nessuno, neanche ai peggiori dei miei nemici. Però la storia prosegue e lui racconta di che cosa? Racconta di quest'uomo che ascolta la sua parola, la applica e
per via dell'applicazione sta edificando una casa, la edifica su una roccia, per cui quando le prove arrivano, il travaglio viene, la tempesta arriva, la casa rimane in piedi. Invece l'altra persona, la seconda persona, cosa fa? L'altra persona ascolta la parola ma non la mette in pratica. E praticamente sta costruendo sulla sabbia. E quando il periodo di prove viene, la sua casa crollerà e dice grande sarà la sua perdita. Io penso che possiamo proiettare questa cosa anche nel futuro, al momento del giudizio, quando questa persona si renderà conto che la sua perdita non era grave, era catastrofica, perché ora non può più risanare, non può più tornare indietro e rimettere queste fondamenta che avrebbe dovuto mettere a priori. Cosa fa il primo? Esattamente quello che Gesù gli dice di fare, cioè Gesù dice: quelli che entreranno in paradiso sono quelli che obbediscono alla volontà del Padre mio. Ora, nel Vangelo di Luca, al sesto capitolo, non c'è bisogno che andate a vedere, abbiamo più o meno lo stesso insegnamento. Da una parte vediamo il sermone sulla montagna, dall'altra parte abbiamo il sermone sul piano, però l'insegnamento è più o meno lo stesso. E quando si arriva a questo punto vediamo un'angolazione diversa. Perché? Perché Gesù pone una domanda. E la sua domanda qual è? Perché mi chiami Signore, Signore, e non fai quello che dico? E io penso che questa sia una domanda che tutti noi dobbiamo mettere a cuore. Sì, sto professando la sua podestà, la sua signoria, con la mia bocca, ma lo sto vivendo quello che sto professando? Lo sto sentendo nel mio cuore? Perché le mie azioni determinano poi se sono obbediente o meno. Allora, vediamo un attimino più da vicino. A volte noi abbiamo delle relazioni tra persone che sono stressate. E possiamo dire che lo stress spesso sovente viene per via di aspettative che non sono soddisfatte. Cosa voglio dire? La differenza tra ciò che noi ci aspettavamo e ciò che è stato fatto, questo delta fra le due cose, sono poi la causa dei punti di frizione. E lo vediamo sovente tra coniugi, lo vediamo sovente tra genitore, figli, e lo vediamo anche sul posto di lavoro. Però a volte non c'è chiarezza, è per questo che ci sono queste problematiche. Ma a volte le cose sono ben chiare, vengono definite a priori. E allora cosa succede? Se una persona non fa la sua parte, c'è causa di attrito. E la mia domanda allora è: possiamo immaginarci quante occasioni noi abbiamo dato a Cristo stesso di attrito, di frizione, di delusione? Quante volte abbiamo causato appunto questo dolore a colui che nel momento più buio, in Getsemani, sceglie te, sceglie me, quando poteva dire amara figlia, you know, basta, ho chiuso, non se lo meritano. Nel suo momento più difficile dice: obbedisco al Padre, sia fatta la tua volontà. Mi prende. E spero che prenda anche voi. Perché è un prezzo caro che ha pagato, è un esempio bellissimo che ci dà. Qual è la nostra scusa per dire a lui no? Con delle cose che tra l'altro spesso e volentieri sono palesi in comparazione a quello che lui ha passato. E ricordiamoci una cosa, che siamo noi ad averlo pronunciato Signore. E questo è il suo titolo, è un titolo che implica una relazione. Cristo, Master,
noi servi. Signore non è il suo cognome, è il suo titolo. Pertanto quando lui dice un qualcosa, noi abbiamo solo un compito, obbedienza. Ed è per questo che Cristo se la prende con noi, Gesù se la prende con noi dicendo: ma chi state prendendo in giro? Dato che mi chiamate boss boss e poi fate i comodi vostri. Pertanto la nostra obbedienza e di conseguenza i nostri frutti diventano la nostra testimonianza. È facile a parole proclamare un qualcosa, perché tutti ne sono capaci, ma i veri suoi si sottomettono al volere del Padre. Non trattano il Padre come il genio nella bottiglia che strofini e metti a tua disposizione quando ne hai bisogno. Quelli che veramente sono suoi lo amano e osservano i suoi comandamenti, come viene riportato in Giovanni 14, 21. Ma vediamo e vorrei vedere due esempi tipici che sono esempi contraddittori. Allora, il primo lo troviamo in Atti 10. In Atti 10 cosa succede? Se vi ricordate c'era Cornelio, che era un centurione romano, che ha una visione di un angelo che dice: guarda, rintraccia Pietro che è a Gioppa e portalo qua a casa e ti risponderà. Lui manda due dei suoi. Leggiamo insieme dal versetto 9 al versetto 16. E dice: il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Ebbe però fame e desiderava prendere cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva verso di lui, simile a una grande tovaglia calata a terra per i quattro angoli. In essa c'erano sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli disse: alzati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: assolutamente no, Signore, perché io non ho mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Questo avvenne tre volte e poi d'un tratto quell'oggetto fu ritirato dal cielo. Allora, alcune cose. Prima di tutto, di questi tempi, noi dice: cosa fa Pietro sul tetto? Perché è andato in cima al tetto? Le donne tipicamente stendevano i panni sul tetto delle case, per cui non era tanto strano. Anzi, addirittura mi viene in mente, mi sembra che sia Totò o alcuni di questi film vecchi, no, che ti fanno vedere la Napoli vecchia, dove ci sono i panni stesi sino sulla terrazza, la gente andava in terrazza a fare questo. Magari da lì Pietro, che vede appunto il lenzuolo, no, che scende dal cielo, perché forse era attorniato da queste lenzuola. Comunque, al di là di quello, che non è la cosa importante, quello che è più importante è quello che viene rivelato al versetto 14. Quando lui dice, Pietro dice che cosa? Assolutamente no, Signore. Ma stiamo scherzando? Questo è un termine completamente assurdo, perché è un termine di contraddizione. Come fai a dire no, Signore? No seguito da Signore. È completamente incoerente, perché se le mie azioni non sono in corrispondenza al comando ricevuto, io sto screditando lo stesso termine Signore. Vorrei vedere un altro esempio. Un altro esempio è in Matteo, non dobbiamo vederlo, comunque ve lo racconto. Matteo 8:21. Ci sono che cosa? Ci sono diversi discepoli che adesso sono scesi dalla montagna dopo che il Signore ha dato il suo sermone, appunto, della montagna. Sono rimasti colpiti da quello che ha detto e alcuni vogliono seguirlo, giusto? E c'è uno in particolare che ha delle difficoltà, due che hanno delle difficoltà che vengono specificate, però uno in particolare al versetto 21
dice che voleva fare che cosa? Voleva fare la sepoltura del padre. Dice: Signore, permettimi che prima vada a seppellire mio padre. Ora vuole seguire il Signore, però dall'altra parte dice: Signore, permettimi che prima vada a seppellire mio padre. Innanzitutto è molto probabile che il padre suo non stesse male, perché sennò l'avrebbe lasciato per seguire Gesù in cima alla montagna. E tantomeno non è neanche morto questo padre, perché ci sono dei cerimoniali particolari che devono essere seguiti se una persona muore, per cui non l'avrebbe lasciato suo padre se era già morto. In pratica cosa sta dicendo? Signore, prima ci sono le mie esigenze e poi, quando avrò tempo, ti seguirò. Signore, prima me, poi anche questo, termine di contraddizione. Se la mia volontà o la mia esigenza va al di sopra di ciò che lui mi chiede di fare, io non dimostro nessuna subordinazione, anzi sto rinnegando la sua signoria. E penso che questo punto stia diventando abbastanza chiaro per tutti noi, lo spero. Ed è per questo che Giacomo nella sua lettera dice che cosa? Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendosi. E queste sono le parole che ha detto prima il Signore. You know? Tanti diranno Signore, Signore, ma si sono illusi. Perché? Perché lui dice, non v'ho mai conosciuti. E io posso dire, sì, credo, ma se non obbedisco il mio credo, non è sincero, è superficiale, perché la mia disobbedienza implica che io sono ancora il capitano della mia nave. Nei proverbi leggiamo tante volte dello stolto, no? C'è lo stolto e il wise, il saggio. E lo stolto chi è? Lo stolto è colui che sa cosa fare, ma non lo mette in pratica. Lo stolto è colui che disprezza il consiglio paterno. E da qui una domanda che vorrei fare a tutti noi. Ipoteticamente, se tu venissi a sapere che Dio non esiste, come cambierebbe la tua vita? Che domanda è? Pensaci, cambierebbe qualcosa? E una seconda domanda. Su che cosa stai costruendo? In questi giorni, sfortunatamente, penso che anche voi lo stiate seguendo, gli abitanti della Florida occidentale stanno attraversando un brutto periodo per via appunto dell'uragano Ian. E anzi, dovremmo veramente pregare per loro. Noi abbiamo diversi amici che vivono là e la questione è abbastanza tragica. Però vediamo che molti non avevano preparato la casa per questo tipo di eventualità. E ora si trovano ad avere delle grosse perdite. E come la parabola iniziale, no? Che avevamo discusso. E ora, se noi diamo una guardata nel nostro profondo, nel nostro intimo, vediamo un attimino che tipo di fondamenta abbiamo gettato. Perché anche se abbiamo fatto una gettata di cemento, ma questo cemento è sparso sopra la sabbia, allora dovremmo riscavare a fondo e ricostruire. Io penso, cari fratelli e sorelle, adesso che il messaggio da qui in poi dovrete finirlo voi, in preghiera davanti a Dio. A volte, spesso, quando sento pregare, specialmente in italiano, perdonatemi per questa critica, però a volte io non la sento, mi dà fastidio, no? Sento dire Signore, 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 a volte anche 3 o 4 volte in un'unica frase, no? Ne facciamo un uso eccessivo che non è necessario. È come se io dicessi adesso, Pasquale, questa sera Pasquale, siamo insieme Pasquale, e io vorrei condividere Pasquale un messaggio insieme a te Pasquale, è assurdo, ok? Allora vediamo di usare il termine appropriamente, pesando le parole, affinché portino gloria e lode a colui che non solo è degno della nostra obbedienza e adorazione, ma come Signore ne ha diritto assoluto. Se no siamo solo dei ciarlatani.
E ricordiamoci che tutti questi esempi sono avvenuti in coda al sermone della montagna, che è cominciato con che cosa? Con beati i poveri di spirito, i miti, gli operatori di pace, coloro che non si irano. Si irano? Si irano, non so se è una parola in italiano, si incavolano, che non cercano vendetta, coloro che pregano per i nemici, coloro che mostrano l'altra guancia. Queste sono le direttive del Signore. E come rispondiamo noi a questi ordini? E spero che non sia assolutamente no, Signore. O Signore, prima fammi fare, eccetera, eccetera. E che Dio abbia veramente misericordia su tutti noi. Questo è quello che volevo condividere con voi. E spero che vi arrivi in fondo. Non sto vedendo i messaggi da parte, ma li vedrò dopo quando abbiamo chiuso. Ma vorrei continuare a pregare di nuovo in chiusura. So che c'è altro tempo a vostra disposizione. E è un qualcosa che mi preme, forse perché sento l'urgenza, come se le cose stanno capitolando qua negli Stati Uniti, stanno capitolando in tutto il mondo, vediamo queste grandissime differenze che il Signore ci ha detto a priori, per cui siamo già preparati a priori per quello che sta accadendo. Dobbiamo essere quella luce non nascosta sotto al tavolo, dobbiamo essere quel sale che non è insipido ma porta ancora sapore. Ma se ci diluiamo anche noi, porca vacca, ragazzi, come possiamo essere di testimonianza? Ops, devo stare attento alle parole. Ah, mi prende, mi energizza la cosa. Perché siamo gli ambasciatori. Allora, da ambasciatori vediamo di portare il messaggio del Signore così come ci viene dato. Ma chiudiamo in preghiera. Signore, abbi veramente misericordia di noi perché ne abbiamo tanto bisogno. E fa sì che ognuno di noi pesi quella parola ogni volta che la pronunciamo, Signore. Signore di che cosa? Signore di che cosa se teniamo ancora diverse parti del nostro cuore per noi stessi? Signore di che cosa se preferiamo mettere i nostri bisogni al di sopra della tua volontà? Signore, di cosa se continuiamo a fare i comodi nostri quando e come vogliamo? Signore, di cosa? Di cosa? A parole? Per questo abbiamo bisogno della tua misericordia. E fa sì che ognuno di noi possa fare un esame di coscienza veritiero. Perché un giorno sarà troppo tardi. Sarebbero parole terribili se Cristo guardi a noi e dica: non t'ho mai conosciuto. Aiutaci, Padre, manda il tuo Spirito Santo come un X-ray, una macchina a raggi per dimostrare di che cosa siamo veramente fatti interiormente. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Bene, grazie Peppo. Cosa dire? Il messaggio ora dobbiamo portarlo, dobbiamo concluderlo noi. Giù come dicevi giustamente, Signore, ma dobbiamo farlo con il cuore. Se diciamo Signore, dobbiamo anche essere sottomessi. Peppo, un abbraccio a te, so che stai affrontando un po' di sofferenze con la moglie. Saluto la moglie, un grosso abbraccio nel Signore a te e alla moglie, alla famiglia. Grazie mille. Ci vedremo presto ancora una volta su Cristiani Online. D'accordo, ciao, ragazzi, in gamba. Ciao belli, ciao. Buona serata. Bene, abbiamo potuto sentire il messaggio ancora questa sera, il messaggio che il Signore ha messo nel cuore di questo nostro fratello. Ci deve far riflettere perché a volte diciamo con molta superficialità Signore, ma se diciamo Signore vuol dire che dobbiamo anche essere sottomessi
alla parola del Signore. Prima di lasciarvi voglio alcuni soggetti di preghiera. Naturalmente sono arrivati alcuni soggetti di preghiera, come dicevo l'altro ieri. Non sono solo soggetti di preghiera per l'Ucraina, ma tanti giovani che stanno scappando dalla guerra e sono russi. E purtroppo la Finlandia mi sembra che questa notte chiudeva anche la sua frontiera, e quindi questi giovani non sapranno neanche dove poter fuggire dalla Russia per poter evitare questa guerra. Preghiamo per questo, preghiamo ancora per ognuno di noi, per i nostri familiari, per i nostri bisogni, possono essere materiali, possono essere spirituali. Segnalateci cosa avete bisogno e noi potremmo pregare insieme con voi. Un forte abbraccio, un grande abbraccio a tutti quanti voi, che il Signore vi benedica e ci benedica ancora in questa sera. Buonanotte a tutti. Circonda.